Per salvare una vita, soprattutto quando si è colpiti da patologie come infarti e ictus, essere veloci nel primo intervento è determinante. Per questo le cosiddette reti tempo-dipendenti, da quella cardiologica all'emergenza-urgenza, sono cruciali. Su questo fronte l'Italia presenta forti differenze tra le varie regioni, con il Nord che si conferma più veloce, con le migliori performance nel mettere in atto risposte nelle prime ore di insorgenza dei sintomi, e il Sud e le aree interne che spesso arrancano, come nel caso della Campania, che risulta essere ultima per le prestazioni dei pronto soccorso. Proprio i pronto soccorso rappresentano però la spina nel fianco di varie regioni, con lunghi tempi di attesa che sono tra le cause del fenomeno dell'abbandono. Ci si reca cioè nei punti di emergenza-urgenza per poi andarsene ancor prima di aver effettuato la visita medica. È una fotografia complessa quella che emerge dalla terza indagine nazionale sullo stato di attuazione delle reti tempo-dipendenti. L'istantanea delle quattro principali reti tempo-dipendenti, cardiologica, ictus, trauma, emergenza ed urgenza, è stata ottenuta sulla base di un questionario compilato dalle regioni e dalla valutazione di una serie di indicatori. In particolare, per quanto riguarda la rete cardiologica, l'indagine rileva che la rete soffre in quelle zone più interne e meno servite. Funziona meglio in tre regioni, Lazio, Liguria e Marche. Performance buone anche in altre cinque regioni, Emilia-Romagna, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto. Le performance peggiori si registrano invece in Abruzzo e Calabria, seguite da Valle d'Aosta e Molise. La provincia autonoma di Trento è poi in testa alla classifica per la percentuale di infarti trattati con angioplastica coronica entro 90 minuti dal ricovero, come previsto dagli standard fissati dal decreto ministeriale 70-2015.